Buona domenica a tutti, ma specialmente ai gestori e soprattutto ai frequentatori del sito Butak, un bufale un tanto al chilo, una roba di quel genere qui. Oggi è il 3 febbraio 2019 e questi signori ovviamente dopo che Informare per resistere è un altro sito, hanno fatto un bell'articolo sul lavoro che sono riuscito a portare a termine. Hanno tentato il solito smantellamento mediatico, com'è nel loro stile più, come si può dire, com'è nel loro stile. Ora, rivolgendomi ai signori in questione, voglio ricordare che era proprio la loro cricca che mi chiedeva di ufficializzare una denuncia in maniera tale da poter fare in modo che le autorità controllassero quello che io dico e sostengo. Ora, ufficializzata la denuncia, mi dicono come mai ho disturbato il procuratore e che potevo benissimo dare a loro modo di controllare se le mie affermazioni sono vere o false. Allora, signori di Butak, chiariamo un punto. Che voi esistete o meno, a me non interessa. Avete capito bene? Che voi esistiate o meno, a me non interessa. Vi voglio dedicare questi pochi minuti della mia esistenza proprio per farvi capire questa cosa. Io non sono tenuto a dire e a fare niente per voi, anche perché tutto quello che hanno fatto gli attivisti per fare in modo di darvi informazione, tutte le informazioni che gli attivisti vi hanno dato, le avete cestinate in malo modo. E tra l'altro con una violenza a dir poco inconcepibile, senza dialogo, facendo affermazioni totalitarie. Quindi cosa dovrei fare? Ditemelo voi. Avete tutte le prove che volete sul mio canale YouTube, su Facebook e dappertutto. Voi siete i disinformatori di sistema perché ormai questo è assodato, non entrate mai in merito delle cose. E giustamente dovrei procedere con querele, dato gli epitafi, come si può dire, gli aggettivi che avete usato nei miei confronti. Ma sapete, come vi ho scritto in un commento, sapere che un facchino con la terza media vi ha messo in queste condizioni è fantastico. Avete capito bene? Adesso, se vorrà, il procuratore di Busto Arsizio procederà a fare i controlli del caso. E se per caso, come succederà, perché se farà i controlli succederà esattamente questo, viene fuori che tutto quello che ho detto corrisponde a verità, dopo io e voi ci vedremo in tribunale, perché non vi serviranno più i vostri nickname a difendermi. Se il procuratore procederà, io vi porto in tribunale tutti. Avete capito? Altro che Rosario Marcianò, con la magistratura a inventare una, come si chiama? Una rapina a mano armata e via dicendo. Io vi porto in tribunale, uno alla volta. Se avete qualcosa da dire da adesso in avanti, fate una cosa. Non scrivete più sul web, rivolgetevi direttamente al procuratore. Va bene? Lo dico per voi, perché tanto sul vostro sito ve la cantate e ve la raccontate tra di voi. Non c'è un utente uno che arriva dall'esterno dopo essersi informato che vi dà ragione. Ma vi rendete conto? Ma cosa vi pagano a fare? Perché tra l'altro io non penso che fate questo per passione, perché passare per stupidi, per passione, perché questa è stupidità. Nel senso, mi spiego meglio. Io spero che mi querelate. Comunque, mi spiego meglio. Se una persona è ignorante, è un conto. Quindi, cosa succede? Reperisce le informazioni del caso e risolve il problema. La sua ignoranza sparisce. Se invece una persona è ignorante, mettiamola così, è ignorante, reperisce le informazioni,
capisce che quello che sta dicendo non corrisponde a verità, ma continua nel suo percorso, è stupidità. Perché fare un lavoro del genere non ha prezzo, non ha nessun prezzo. Sei solo uno stupido se fai il disinformatore. E basta. Ora, il problema sarebbe stabilire se voi siete dei disinformatori oppure no. In questo caso, se io ho detto una stupidata, mi querelate e andiamo in tribunale. Se invece ho detto la verità, cosa succede? Succede l'esatto contrario. Vero? Comunque, per chiudere, se sono andato al procuratore di Busto Arsizio, è perché voi non siete credibili. Perché se foste stati credibili, avrei intavolato con voi e magari con altri enti, tipo, non so, il CICAP, delle discussioni costruttive. Ma questo non è possibile. Ditemi voi perché non è possibile. Perché le informazioni le avete, non le usate. Non so, fate come la ministra della difesa. Sapete cosa mi ha detto la ministra della difesa? A me e a un'altra persona che non la nomino, non perché abbia paura di essere nominata, ma voglio che in questo caso stia tranquilla. Ha detto che lei non crede alle scie chimiche, quindi le scie chimiche sono un credo. Noi abbiamo un ministro della difesa, capite a me, abbiamo un ministro della difesa che per difendere il suo paese usa atti di fede, non fatti oggettivi. Perché il credere è una cosa, è un atto di fede, senza fondamento. Vuol dire che tutto quello che hai davanti, che ti possa portare a una valutazione oggettiva di quello che stai osservando o valutando, non ti interessa. No, non ti interessa. Perché tu non ci credi, a prescindere. A prescindere non ci credi. Un atteggiamento alquanto curioso da parte della massima autorità che deve controllare i nostri eserciti, che tra l'altro non so come facciano a tollerare che vengano sorvolati tutti i giorni da aerei che potenzialmente potrebbero uccidere tutto il popolo italiano con un attacco NBC occulto. Qualcuno ci ha messo in pericolo in maniera diretta proprio per il fatto che uno di questi aerei potrebbe essere usato per un attacco NBC senza nessun problema, e in maniera indiretta, perché le sostanze che rilasciano questi aerei tutti i giorni non penso che ci facciano bene, perché io le analisi le ho fatte fare. Il laboratorio con cui ho avuto a che fare ha omesso, secondo me, mia opinione personale, e mi assumo tutta la responsabilità di quello che sto per dire, secondo me ha omesso i risultati dell'alluminio. Magari il procuratore di Busto Arsizio farà rifare le analisi e avrà dei risultati differenti, ma per quanto riguarda l'alluminio, penso che per gli altri metalli invece i risultati siano conformi. Comunque, io vi auguro buon lavoro, continuate a offendermi, non c'è problema. Ve l'ho detto, la mia considerazione nei vostri confronti è pari a zero, quindi è praticamente è così. Cioè, non è possibile considerarvi, cercate di capirci. Considerare voi è impossibile, perché non è proprio concepibile. Quindi ve lo ripeto, continuate pure a offendermi senza problemi e vediamo se il procuratore di Busto Arsizio nominerà un magistrato, poverino lui, povero il magistrato che verrà nominato dal procuratore. Sappia subito, signor magistrato, che lo aiuterò in tutti i modi per venire fuori da questa situazione in cui il procuratore lo metterà, se lo metterà. Vedremo cosa succede. Però io vi do un consiglio. Andatevi una regolata. State facendo proprio la figura dei cacciottari. Perché un facchino che ha solo la terza media, non so, ho messo nei casini, cioè non mi ha risposto più il CICA, non mi ha risposto più Massimo Polidoro, la ministra della difesa dice che lei non ci crede, va avanti, cioè lei gestisce la difesa del paese coi credo,
Cosa fa? Prega? Fa le preghierine per vedere, non lo so, boh, cavoli suoi, nel senso, siamo in questa situazione qua. Comunque è bellissimo avervi messo in questa situazione stupenda. Voi non sapete quanto io sono contento. Davvero, davvero. Ah, sapete che questa cosa qui è successa? Lo spunto ultimo me l'ha dato Task Force Butler. Quando ha fatto l'ultimo accanimento giudiziario nei confronti di Rosario Marcianò, mi sono talmente schifato di questa cosa che ho detto: no, stavolta me la studio bene, la preparo e poi step by step procedo. E l'ultimo step? No, non ve lo dico questo qua, ve lo tengo come sorpresa. Comunque ve lo ripeto ancora una cosa. Io sono ancora vivo e sono ancora libero. Non so se... Eh? Fatevi un paio di domande. Ciao belli, buona domenica.